Yeah, good. Okay, we will begin. We have a new person in our training team. Io sono Bianca, but I will speak in English a bit. It seems that I can help Claire a bit with graphic recording. This means that I will represent the ideas that she will tell in with keywords and little symbols that I will draw. So after the session, we will have an image with a resume of the story, like this. It's graphic recording or graphic facilitation, and it's very useful for presentations. It's also used in business, in education, a lot around Europe, and not only. Okay, thank you. Thank you. Okay, so on your chairs, I put an offer for you. This is a calendar from a project that we made last year. I know we are already halfway through the year, but I hope you appreciate this because I had a very heavy bag to arrive here to give you this gift. So this is just an example of the type of activities we do. Last year we made a project in Europe and Asia in radio. And we always try to have a product because the young people that are involved, it's very valuable for them to see what they created. So yeah, this is a calendar, so I thought maybe you would like to have one. This is why it's on your chair. If you don't have one on your chair, I have many more, and I'm not taking them back to England. Quindi quello che troverete sulle vostre sedie è un calendario che è stato realizzato a seguito di un progetto fatto l'anno scorso, è un progetto che è stato realizzato sulla radio, e questo è un esempio del tipo di attività che vengono svolte durante questi progetti, e quindi anche ed è anche un prodotto utile per le persone che hanno preso parte a questo progetto, per vedere che il loro lavoro è stato efficace e che quindi possono apprezzare quello che loro stessi hanno creato. To talking about comics, which is the subject of my workshop. I am not a professional in comics. I cannot draw, and I'm very happy to have my talented assistant here, who I will utilize today and tomorrow as my artist. I didn't know she would be provided, so I'm very happy. Okay, so I would like to begin by telling you a little bit about the activity, how we began the activity in comic. So, Everything's Possible works proactively in the European youth programmes and the European education programmes. Until last year, there was a programme called the Lifelong Learning Programme, and this was a possibility to receive funding from Europe to offer activities in education. And specifically, we worked in adult education. So each year we deliver a workshop in adult education with a different theme. And for 2013, there was a call for projects with adult education, delivering education in literacy. So we worked with many young people that were illiterate, who had no ability to read and write, even in their own language, even in English. So we decided to create a workshop which was working with adult educators who were educating young people who were illiterate. And we made the title of this workshop Comic Sam. Now, Comic Sam, I guess everybody knows, it's a font in the in the computer. And also we made a play on this, with sans for in French meaning without. Okay, so our theme was comic for people without. So it was people without literacy, people without opportunities, people without education. And we chose to use the style of comic to deliver literacy to young people who had no education, and they had poor abilities in literacy. Quindi,
Ora parleremo dei fumetti, che è il tema di questo workshop. Innanzitutto vorrei precisare che non sono una professionista in questo settore e sono molto lieta che oggi abbiamo con noi un artista che ci aiuterà nella realizzazione di questi fumetti. Sono stata molto fortunata. Quindi innanzitutto farei una piccola introduzione su questo progetto. Everything is Possible collabora con la comunità europea, con i programmi incentrati sui giovani sponsorizzati dalla comunità europea. Fino all'anno scorso appunto c'era il programma LLP dell'Unione Europea che forniva appunto dei fondi ai giovani che volessero appunto prendere parte in attività incentrate appunto sull'istruzione e la nostra associazione Everything is Possible ha proposto un progetto che aveva come tema appunto l'analfabetismo in età adulta e hanno quindi che cosa i nostri collaboratori hanno cercato di sviluppare in queste persone che non sapevano né leggere né scrivere appunto abilità che non avevano e per questo progetto è stato scelto proprio questo titolo Comic Sans. Sans è stato fatto un gioco di parole con appunto la parola francese sans che significa appunto senza perché si tratta di persone che non hanno un'istruzione, che hanno appunto difficoltà nella loro vita e quindi si è voluto giocare su questa dualità. Inoltre questo Comic Sans, forse molti lo sapranno, è anche il font di un programma appunto del computer. E quindi si è utilizzato il fumetto per fornire a queste persone, a questi adulti analfabeti, la possibilità di approcciarsi nuovamente all'istruzione. This workshop allowed us to bring 25 participants from, I think, 10 countries to the UK and engage in some education, some youth work activities that they could then take back to work with in their own communities. And I would like this afternoon and tomorrow to try some of these activities with yourselves. As I mentioned, later today and tomorrow will be more practical. And I discovered these to be very, very good ways to work with young people from a neat background. Most people who, even with poor literacy, have read a comic. So comics, I think in every country, they are common. To read a comic, you do not need good literacy because most of the comic is visual. Most of the you can understand the story with just the pictures. So it was a very, very good way to engage young people who have poor literacy. And the activities that we delivered in this workshop, all of the workshop participants have gone back to their home countries and delivered these same activities with young people from an excluded background. So today I want to introduce this to try some of the activities and then tomorrow we will try more. Yeah, no, that's good. Quindi questo workshop incentrato sul fumetto prevedeva 25 partecipanti provenienti da diverse parti dell'Europa e ha avuto luogo nel Regno Unito. E in questi workshop si sono svolte diverse attività che sono risultate utili per gli stessi partecipanti perché appunto hanno avuto la possibilità di poi portarle indietro nei loro paesi di provenienza e poterle riprodurre nei propri workshop. E quindi questo è stato un modo efficace per lavorare con i giovani che provenivano da un background appunto con problemi di disoccupazione e altri problemi appunto legati sempre all'ambito sociale. E perché si è scelto appunto il tema del fumetto? Perché tutti abbiamo letto nella nostra vita un fumetto e nel fumetto non sono richieste grandi abilità legate appunto al background
dell'istruzione, perché ci sono le immagini che quindi facilitano il senso del fumetto stesso, quindi è anche una persona analfabeta in grado di capire il senso del fumetto, e questo è stato un ottimo modo per coinvolgere queste persone, questi giovani con queste difficoltà, e quindi di lavorare appunto con loro. We produced this 20-page comic, I have a copy for everybody, in 1 week. And as I said, I propose today and tomorrow we make some of these activities that we can do very, very quickly, because it's important to me that you see how simple they are. And as well, we can create some of the finished products to put on the website, I guess. Mina, is that okay? Yeah? So... We looked at all the different methodologies that it's possible to use to create comic, because every situation, every youth worker has a different possibility. Some youth workers are working in a facility with very good technology, many computers, and for this we used stop motion. I don't know if people know this product, stop motion, but I can show you some of the things that we created, some small cartoons, some small videos using stop motion. We created hand-drawn comics, which again is something that I want to try, that you can do in the streets. If you're working with a disengaged group, you haven't got a centre, you just need some paper and some markers, and it's something very simple to do. It's an activity that can be done in a group. So if you have people that are not confident at drawing, that are not confident at writing, you only need one person to take the group's ideas to create a hand-drawn comic. We made some really nice photo comics. And again, the photos tell the story. Really, the words that the participants had to use were very minimal. So it was a really nice way to somebody who has maybe some skills in photography. We just need one computer, and it's possible that they can create a very nice photo story. It looks very good, and very quickly they have a nice achievement that they can look at what they've done. I would ask tomorrow to make this possible if some people could bring a camera and also a laptop, because this would be, then we can actually create this on the spot tomorrow. Yeah, we created some cartoons using some plasticine models. And again, we will have the chance to look at this tomorrow. And yeah, we looked really at how a comic is sometimes a good way to consider challenging subjects. So a subject that maybe a group of young people are not so comfortable discussing, to put it in the third person, to use a story to do this, is sometimes easier as a way of approaching a subject that they're not comfortable to discuss for themselves. Quello che vedete appunto sulle vostre sedie è il giornale che è stato redatto a seguito del workshop. È un giornale di 20 pagine che racconta appunto un fumetto, il fumetto... No, is... Oh, sorry, ok. Quindi quello che vi darà è appunto un giornale di 20 pagine che racconta il fumetto che è stato fatto durante l'attività di una settimana in Inghilterra. E alcune di queste attività che sono state svolte in Inghilterra le faremo noi insieme domani, e spero poi saranno pure messe sul sito web. Oggi vi parlerò delle diverse metodologie che sono state adottate durante le attività in Inghilterra, perché ogni collaboratore che lavora in questo settore ha mezzi e strumenti diversi, perché alcuni possono, diciamo, lavorare con il computer, altri no, quindi per tale ragione sono state fornite diverse metodologie. Una di queste, ad esempio, è stata utilizzare il programma Stop Motion per
appunto creare dei fumetti, oppure è stato sviluppato un altro tipo di fumetto da poter svolgere per le strade semplicemente con un foglio di carta e un pennarello. Questo proprio rivolto a quelle persone che sono appunto più svantaggiate, a quei giovani più svantaggiati, quindi proprio portarli nelle strade. Oppure ci sono in questi appunto attività che avvengono sulla strada, sono delle attività di gruppo, quindi se ci sono delle persone restie a prendere parte a questa attività, ci può essere una persona all'interno del gruppo che disegna e che quindi coinvolge tutti quanti le altre persone. E inoltre abbiamo fatto un'altra attività, appunto, che si chiama fotocomic, ovvero raccontare una storia attraverso le fotografie. E sono state appunto fatte delle fotografie che raccontavano una storia. All'interno del gruppo c'era una persona qualificata che appunto poteva far fotografie, e attraverso queste foto è stato raccontato appunto una storia sotto forma appunto di fumetto. Quindi domani, se ci sono delle persone che hanno una telecamera e una macchina fotografica e un computer, le possono portare, potremo anche noi insieme cercare di riprodurre questo fotocomic. E in ultimo abbiamo anche creato dei fumetti sotto forma di veri e propri cartoni animati. E questa, perché è stato scelto proprio il tema del fumetto? Abbiamo scelto il tema del fumetto perché attraverso il fumetto è possibile affrontare tematiche difficili che riguardano appunto questi giovani che prendono parte a queste attività, e queste persone possono parlare di se stesse in terza persona, quindi trasferire su un io diverso la propria storia personale e quindi cercare di tirarla fuori e poi di trasporla sotto forma di fumetto. Okay, so quite often when we have engaged young people in these workshops, they have been very positive experiences, but in the beginning people are a little bit nervous. They feel they are not creative, they don't have an idea. So usually the way that we begin the workshop is to encourage them to create a character, and we are going to do this together now. Quello che è accaduto nelle attività precedenti è che i giovani, appunto i ragazzi che partecipavano a queste attività, nonostante ritenessero l'esperienza un'esperienza valida, non si sentivano creativi abbastanza per poter prendere parte ed erano abbastanza nervosi per poter prendere parte appunto alla redazione di questi fumetti. Quindi che cosa è stato chiesto loro? Di ideare un personaggio e quindi di incoraggiare a partire da questo personaggio per poi poter sviluppare su questo i fumetti. Okay, so we have two activities. For the first one I would like you all to take a pen, and you need to be in a group of three people. Quindi ora faremo due attività, vi prego di prendere un pennarello e di formare dei gruppi di tre persone. And when you are in a group of three people you need a piece of paper. Una volta che avrete formato il gruppo di tre persone, potrete avere anche un pezzo di carta. Yeah, I mean it's up to you. You can have different colours if you want to. I will describe what you're doing and you can decide. Okay, so because sometimes the young people we engage, they are critical of themselves, they create something, they say, oh no, what I made, it's not good. We decide to do this as a group activity. So what we are going to do now, we are going to create a character for our cartoon, but you are creating it in a three. So as you see, you have a paper that is folded, and I want the first person, without the other two people in the group looking, to draw the head of the character. The second person, they will then fold the page over. The second person should draw the body,
And the final person should draw the bottom half, the feet. So you must not look when the first person is drawing. Okay, so when you're ready, if the first person wants to begin, and then move the paper across. I giovani erano molto critici appunto in queste attività, è stato chiesto di svolgere queste attività in gruppo. Ora io vi chiedo di rappresentare appunto un personaggio dei cartoni animati. Siete in gruppo di 3 persone, la prima persona disegnerà la testa sulla prima pagina, la seconda senza guardare la faccia disegnerà il corpo e la terza senza guardare le prime 2 parti disegnerà invece i piedi di questo personaggio. In modo che esca tutto un disegno. Yeah.
Bianca, you can have a seat. No. It's fine? It's fine. Yeah, I know, I can. Yeah, I know. I know, I can. Yeah, have you, is it finished? Very nice activity because the emphasis is not just on one person. It's done as a group and it brings the group together. They can laugh about their picture, and if the picture is bad, it's because of the whole group. If the picture is good, it's because of the whole group. So sometimes if people they are not inspired, this is quite a nice way to start. Quindi questa è un'attività molto interessante perché si pone l'enfasi sul gruppo e quindi se il risultato finale è un ottimo risultato è tutto il gruppo che ne gioisce, altrimenti comunque non ci si può lamentare singolarmente e quindi le persone quindi che sono poco ispirate nella parte iniziale del disegno poi pian piano possono acquistare questa ispirazione nella parte finale del disegno. Activity, we will use these later. The second activity that we sometimes use to begin, if we are making some small movies, we have a product, a program called Stop Motion, and I'm going to show you a short video. This is a video of somebody called Morph,
He is called Morph because he morphs himself from into different beings. And it's quite iconic in the UK. So I don't know how well you can see this, but I will show you this short video. La seconda attività invece ci permetterà di realizzare un piccolo film attraverso un programma che si chiama Short Motion e come vi mostrerò attraverso questo video, il personaggio che è appunto un MOF, il personaggio ha la possibilità di cambiare e di cambiare le sembianze all'interno appunto del video. Ora vi mostreremo il video. Idea of this. There are many, 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 many of these small movies in the UK, and we often use this as a way to give people an idea of the person they want to create. So now I would like you to create a small figure. It doesn't have to be this figure, although I will give you a special pack, which is to make this man, but you can make something different. But I would like you to create a small model from plasticine. Individually? Yeah, individually. Quindi questo... quindi questo video che vi ho mostrato è semplicemente per darvi un'idea di quelli che sono questi piccoli film che si realizzano in Inghilterra e anche l'ho mostrato per darvi un'idea del personaggio che poi voi ora andrete a creare. Ora vi ho dato dei piccoli pacchetti e dovrete creare all'interno con questi pezzi che ci sono all'interno dei pacchetti un personaggio. Forse sono puzzle. No. Yeah, begin. So it's not necessary that you make the person on the box. You can make any model you want to. Yeah. Quindi potete creare qualsiasi tipo di personaggio voi volete. No. You have the same word? They're reading the instructions. Ah, yeah. Adesso tu sei una bambina.
10 minutes while we do it. Yourself into something else, so like the plasticine, it's a pig and then it becomes a dog. It's morphing, it's more like a cartoon. Okay. Is it a French word? I'm not sure. Looks like yeah, could be. Monk. Could be. Maybe. Okay. Thank you.
Meant to be in Thailand, but we lost the partner in Thailand and we changed it to Indonesia. So. Brilliant. Yeah. Really nice. Mm. Completely different. Fantastic. From Sardinia. Yeah. Perhaps when you finish your models, we can put them in the front to take a photo. You can keep them, but for the moment, it would be nice to have them on record. Che avete finito i vostri modelli li potete mettere su questa cattedra, così possiamo fare una fotografia e poi dopo li potrete pure portare a casa come ricordo. Dobbiamo metterli vicino alla telecamera o possiamo portare la telecamera? Small movies that we made in the workshop. So there is a program you can buy called Stop Motion. I don't know if you know this, but this is the way that they make Morph, the cartoon we just watched.
So you can take your character and with some very small movements, you take a series of photos. So for every, if you want a wave, you have your character will go like this, like this, like this, like this, and each time you will take a photo. So plasticine, it's a very good method to use, and you can make a very, very simple cartoon. We are not going to do this here because I don't, the software is for a Mac, not for a PC. But there are also some free downloads, and I will give you the websites for these because maybe you are interested to download them to try it. It's very, very simple, and I will show you some small videos that we made in the workshop we made in Leeds. Quindi ora vi mostrerò dei piccoli video che fanno vedere come questi piccoli modelli che avete costruito possono prendere forma in un mini film attraverso questo programma che si chiama Stop Motion, che dà la possibilità appunto di scattare delle piccole foto di ogni movimento del modello che voi avete creato, e unendo tutti questi spezzoni di foto è possibile realizzare appunto un video e creare dei piccoli cartoni animato. E ora oggi non vedremo come si utilizza il programma Stop Motion perché non funziona sul computer, però vi fornirò il link e potrete usufruire del free download per costruire il vostro piccolo film. Okay, so you see this, it's a very, very simple method the people who made these, they never tried this. So in just one morning, they made some really nice short movies. And it's quite a nice way that you can teach young people to be quite creative. They start by making something. They have to create a story. And again, all of these activities we did in groups, because
It was important to us that nobody who didn't have such creative skills felt alone. They were joined in a group and it gave them more confidence to try something. And they were very, when we do this with groups of young people, they are always very happy with the results because they see something they've created, it looks quite good, and actually it's a really simple program to use. Come avete visto, questo è un metodo molto semplice e quindi è stato possibile per questi ragazzi che non avevano delle abilità creative di lavorare in gruppo e quindi di riacquistare una maggiore fiducia e di essere poi in ultimo contenti del prodotto che avevano creato. E questo è un modo molto semplice per potersi quindi approcciare, poter insegnare qualcosa ai giovani. È un'attività che non richiede molto tempo, infatti è stata realizzata nell'arco di una mattinata. Okay, the final activity that we used before we began to create the comic, just to encourage people again to think creatively. Maybe people who were not confident with their skills of drawing, who are working in a different language, or maybe don't have such good literacy in their own language. We took some comics, so the language of the comics does not matter, because we took just a regular comic magazine and took some Tippex and Tippexed out the speech bubbles, okay? So we were left with the same comic, but where the person speaks, there is nothing written. Di creare il nostro fumetto, svolgeremo un'ultima attività che ha come obiettivo quello di istruire i partecipanti a pensare in maniera creativa e quindi anche il fatto di poter lavorare in gruppo anche per quelle persone che non hanno particolari abilità nel disegno o che magari non hanno un buon livello di istruzione, quindi una buona conoscenza della lingua che parlano. Questo non è importante in questo tipo di attività, perché la lingua non è importante. Ora cosa faremo? Prenderemo dei fumetti già preparati, dei fumetti già pronti, e toglieremo dalle nuvolette dove è contenuto appunto la parte di ogni personaggio del fumetto, verrà tolta via e rimarrà quindi un fumetto normale con le nuvolette vuote. Shop over a few days. So the first day would be very informal. We would make some small games. We would probably begin to make the characters. And this is something we would introduce on the second day. But right now we will do it today because our time together is very short. Quindi in questa seconda fase è quello di creare delle nuove idee, delle idee creative. E normalmente in un workshop il primo giorno è un giorno molto informale in cui ci si sofferma solamente sulla teoria, però dato che abbiamo poco tempo a disposizione insieme, già oggi inizieremo questa parte pratica. Like you, probably easier, I'm just going to put them here. I would like you to come and choose a comic strip. So you can do this alone, or you can do this in a small group. And we have some different stories. So this is from an English comic, but there is no words, so it doesn't matter. So we have one comic with a group of children who are quite naughty. We have another which is a comic about a monster. We have another which is about the fastest boy in the world. Another that is about football, very appropriate at the moment. And the final one is something called Calamity James, which is somebody who has lots of, you know it? Okay. So I would like you to come individually or in a group to choose a comic. If you don't have one already, to take a pen and
what I would like you to do is to make your own story using the pictures, but inserting your own words into the stories. Quindi ora vorrei che voi veniste qui per prendere uno di questi spezzoni di fumetto. Ci sono diverse storie all'interno di questo fumetto. Uno parla di un bambino che è alquanto dispettoso, un altro una storia di mostri, un altro è sempre su un altro bambino, un altro è sul calcio, un altro su Calamity James, sempre un fumetto inglese. Nei fumetti non sono privi di spezzoni di parole, di dialoghi dei personaggi, quindi sarete voi a creare i dialoghi all'interno delle nuvolette dei fumetti in base alle immagini che sono raffigurate sui fumetti stessi, quindi potete venire a prenderli. No, in gruppo. Either, ok. Quindi o in gruppo o in maniera individuale. Sì, no. Sì. Ah, non lo sai, sto
Cosa ti cade?
Do you like? Thank you.
for you. Sulle finestre, così le persone le possono leggere anche da fuori. Yeah. 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 Yeah.
Fai un po' sì, destra, ok, sai, abbassa un poco. Ok. Ragazzi, poi fatelo vedere la camera, così tutti apprezzano le vostre qualità. Con le cinture. Col coso, col coso. Fai qualche foto fuori da stampa. Thank you.
I bet. All this music shapes into different things. Like it's something and then it becomes something else. Something we have started to use with young people. So I mentioned that we send many young people abroad to volunteer. And before last year, we expected the young people that we send abroad to create a testimony, to testify to their experience. So for example, perhaps we send them to Italy and we want them to write a description of their experience. This was very difficult because many of the young people, 75% to 80% of the young people that we send abroad, are disadvantaged. Many of them are from a neat background. Most of them did not complete their education. Many of them cannot read and write well. So, 2 years ago, we created a new method. And instead of having to create a written testimony, we created comic testimonies. So this was much, much easier because the people only had to write small information. So this is a testimony of somebody who came to Italy. And they have only 9 boxes to complete. So they must provide a photo and they must provide one sentence of more or less 25 words. So it's very, very easy for them. It's much easier than to write an inspirational testimony. So we give them 8 things we want them to talk about the individual. So before they came abroad, what was their motivation to come abroad? 2 boxes to describe the project, their activity, because this is very important. Something about their free time. What did they do when they were not working? Something about the place they stayed. And then when they return back to the UK, 2 boxes to talk about their learning, what they learnt from their experience professionally and what they learnt from their experience personally. And we provide the template, so you can see here the template where the photo should go. It's very, very simple, and tomorrow we will have a go at this if people can bring some computers. So it's a very, very good program. It's free to download for 1 month. If you like it, it costs a little money after 1 month, but certainly for tomorrow it's free. And you can have a go at this, creating it. You can see how simple this is, and it's something every young person can do. And we found this was a much more effective methodology, because when we ask people to write and talk about themselves, their experience, probably only 10% of people did it. Now we use this methodology, 90% fulfill the requirement. Quindi ora vi dirò altre 2 piccole cose prima di concludere e vi dirò quello che abbiamo iniziato e che abbiamo inserito all'interno dei nostri programmi con i giovani. Come vi ho detto prima, molti di questi ragazzi sono stati mandati come volontari all'estero per fare un'esperienza internazionale e al termine di questo programma di volontariato all'estero chiedevamo a questi ragazzi di creare una testimonianza del loro lavoro all'estero.
una descrizione di quello che avessero fatto. E come voi sapete, il 75-80% delle persone che prendono parte a questi programmi di scambio all'estero sono persone che vengono da ambienti svantaggiati, che hanno un background difficile, disoccupazione, non hanno completato la loro istruzione, alcuni di questi sono analfabeti, quindi è difficile per loro fornire questa testimonianza scritta. Per questo, 2 anni fa, abbiamo inventato un nuovo metodo che andava a sostituire quella che era la classica testimonianza scritta, una testimonianza attraverso il fumetto, in cui veniva chiesto ai giovani di dare solamente delle piccole informazioni. Vi erano in questa pagina di fumetto c'erano 9 spazi da completare, dove ogni ragazzo doveva fornire una fotografia per ogni spazio e delle frasi che si componevano di un massimo di 25 parole. E in queste vignette veniva chiesto al ragazzo di descrivere la propria esperienza all'estero. Quindi nelle prime vignette veniva chiesto il perché, com'era la sua vita prima di partire per questa esperienza e quali sono stati i motivi che l'hanno spinto a prender parte a questa esperienza. In seguito, nelle altre 2 vignette veniva chiesto di descrivere l'esperienza, quelle che erano le attività svolte. In ultimo, quindi sia di descrivere le attività e anche il luogo dove appunto venivano svolte queste attività. Poi di descrivere nell'altra vignetta il come veniva speso il proprio tempo libero all'estero e in ultimo, nelle ultime 2 vignette, veniva chiesto al ragazzo di scrivere quello che lui aveva appreso da questa esperienza sia a livello professionale ma soprattutto a livello personale. Quindi questa è un'attività molto semplice e ci si è resi conto che mentre prima solamente il 10% dei ragazzi che prendevano parte a queste esperienze decidevano di scrivere una testimonianza appunto scritta della loro esperienza, ora con questa nuova tecnica il 90% delle persone che prendono parte a queste esperienze poi produce in ultimo questa testimonianza sotto forma di fumetto. Per questo ora vi fornirò una mail con i link dove potrete scaricare i programmi che servono per realizzare questo storyboard, questo fumetto che realizzeremo poi insieme. E questo programma di cui vi ho parlato prima è una versione gratuita per un mese, poi ha un piccolo costo per chi volesse insomma scaricarlo sul proprio computer, e quindi ci siamo resi conto che questa metodologia è una metodologia che è efficiente, che quindi funziona con questi ragazzi svantaggiati. That we feel this is very important when we're involved with youth work for the young people to look back at their experiences, and this is something about self-recognition, self-certification, but also we find this is a useful tool for us to use later when we are sending new people on international experiences that are going to the same projects. It's more interesting, I think, that they have feedback direct from the young people who lived this experience than from me, who just made a visit for 1 week. So not only do we feel this is an empowering tool for the young people we work with, it's also a really useful resource. And we just completed a 2-year project, and we hope to get funding again to work in these same countries. So we will create this into a comic like this, with all these small comics of each young person to recognize their experience. This was very cheap to produce. It was like €1 for each comic. I think we made 250, and it was not expensive, and we think it's a nice, something nice for the young people who made this experience to recognise it, but also something we can use as a tool with future young people we work with. Questo tipo di progetto è stato molto importante per noi, perché ha permesso ai giovani che hanno preso parte a queste esperienze di guardare indietro alla propria esperienza personale, e quindi è uno strumento sia di riconoscimento personale ma anche di certificazione personale del lavoro che è stato svolto all'estero. E per noi che appunto proponiamo questi programmi a questi ragazzi svantaggiati, è anche uno strumento valido per poter mostrare ai ragazzi che prenderanno parte
parte i futuri programmi un feedback diretto fornito da persone che hanno già preso parte a questi programmi e che quindi possono raccontare personalmente della propria esperienza. E quindi vorremmo che questo programma che è stato finanziato in precedenza sia finanziato nuovamente. Cercheremo di collaborare con le stesse nazioni, con gli stessi paesi con cui abbiamo già collaborato, e perché questo progetto, oltre ad essere un progetto efficace, è anche un progetto che prevede un dispendio minimo di risorse in termini monetari, perché ogni fumetto è venuto a costare un euro, quindi ogni storia costava un euro, e ne abbiamo prodotte circa 250 copie, quindi è uno strumento valido sia per noi come youth worker che anche per appunto questi ragazzi svantaggiati che prendono parte a questi progetti all'estero. Okay. We have two more things that I want to talk about in this workshop, but I prefer that we do this tomorrow because I think there are some people that are not here today who will be here tomorrow. So I prefer that we begin with this in the morning to present them, because otherwise it will be difficult for the people to join to the workshop tomorrow. So I will tell you what they are, but I prefer that we will begin with this rather than do this now. So tonight, before you leave, I am going to give you each of these comics. You will see in the centre pages, this is the example that we have of photo comics. And I have an email that we just prepared that you can, if you want to, you can write these links down. But I suggest maybe you put your email address in and then I can email it to you so you can directly go to the link. So on here, all the things that we have talked about today, you can download so that you can use them for your own work. So that first of all, for the plasticine models, we have a number of different programs that you can use. So some of them are for a Mac, it depends on what you use. Some of them are expensive, but all of them, there are free options. Sometimes the free option is a trial to maybe see if you like this methodology. If you do, then you have to buy it. There are some that are quite expensive, but the bottom one, Monkey Jam, that I have the link here for, this one is free. It's not as good, it's not as easy to use, but for all of these, you can make the stop motion with the plasticine. You don't need to do this for this workshop, but if possible, if there are maybe five people who tomorrow could bring a camera or even a phone that can link to your computer and a laptop, I would like you to download this program, Comic Life 3. Okay, it's free to download, it's free for 1 month, and then they will try to sell you it. But for tomorrow, it gives you a good idea of a program that is free or very cheap that you can utilize with young people. And this is what we use to make these comics that you can look at this evening. And I would like us to try to actually use this methodology tomorrow. So if you are... This is an outcome of the workshop that we did, but I would also like it that we did in England. But also, if we could make some of these tomorrow, I would like to create them into something that we can actually put on your website. So we will do two things tomorrow. We should have time to do both of them. Let's see how we get on. But I would like everybody to try to make a hand-drawn comic and also to make a photo comic. So we will start tomorrow looking at a storyboard, which I prepared already, but somebody said there will be some people tomorrow who are not here today. And again, there are some examples in here of the comics that it's very simple that the group made in 1 hour. So I think it could be nice if we make some of these. And then also, if it's possible for five people to bring computers and cameras, we will also have the chance to make a very simple photo comic. We will do this in groups tomorrow. So I will, anybody who wants this email to them to be able to download this program, if you want to come directly and type your email address into my laptop, I will hand these out so you can look through them if you want to tonight. And then I suggest we finish for tonight and we begin directly with a storyboard tomorrow. Okay. Quindi
Su questo giornale vedrete un esempio di fotocomic, e questo è quello che vorrei che facessimo domani. Infatti, se ci sono 5 persone tra voi che possono portare una macchina fotografica, anche un telefono, uno smartphone va bene, che poi possa essere connesso ad un computer, potremo creare insieme un fotocomic, quindi realizzato con il fumetto e le fotografie, e inoltre potremo anche cercare di fare insieme, sarà divisa in due parti l'attività di domani, quindi una parte si concentrerà sul fotocomic, l'altra parte cercheremo di disegnare a mano, ognuno di voi disegnerà a mano un fumetto. E ora vi manderò una mail, chi è interessato domani a queste 5 persone devono scaricare questi link che sono appunto indicati sulla mail, quindi se venite qui singolarmente potete inserire direttamente la vostra email e Claire vi manderà la mail direttamente, così che potrete scaricare quest'ultimo programma che si chiama Claire, what's the name of Junkie Monkey? Is the one that they have to download? They don't need this one, so Monkey Jam, this is to make the last scene. Ok, quello che serve da scaricare per domani è questo qui che è indicato poi nella mail, che si chiama Comic Life 3 ed è una versione gratuita per un mese, poi dopo ha un diciamo è a pagamento in seguito, e inoltre nella mail sono anche indicate una serie di diciamo di link a cui voi potrete poi connettervi direttamente, di altri programmi per creare ad esempio il video, quello realizzato con i personaggi con la plastilina. L'ultimo dei programmi, Junkie Monkey, quello lì è gratuito, mentre gli altri sono gratuiti per il primo mese e poi dopo sono a pagamento. Però questi non li vedremo domani, è semplicemente per la vostra fruizione personale a casa. We have some more. Yes, you can take your plaster thing home. This is yours. I don't want to. Send this email to you directly with the links. Queenie. So you just go to my seat. Yeah.
ufficialmente questa prima parte, domani cominciamo alle 9. Nove e mezza speriamo, massimo. Quindi portate gli amici domani. Ci vediamo domani, grazie a tutti. Ciao. Buona serata. Grazie.